Questo archivio è importante perché in esso sono raccolte le memorie della storia locale e non solo, e le memorie che risalgono ai secoli scorsi e che ci raccontano la storia e le vicende del nostro territorio. I documenti più importanti conservati in biblioteca e in particolare nell'archivio sono i corali miniati e gli incunaboli, che sono i primi libri a stampa esistenti, e i numerosi manoscritti dove viene raccontata la storia del nostro territorio, delle famiglie nobili che hanno abitato il nostro territorio e la Liguria in generale. Sono tutti documenti che ci raccontano notizie che spesso sui libri a stampa moderni non troviamo, e quindi diventano una fonte importantissima per studiosi e appassionati di storia. L'archivio viene frequentato prevalentemente da studiosi, professori universitari, ricercatori e spesso da studenti, laureandi o dottorandi nelle materie storico, beni culturali, quindi tutti gli studenti che si occupano della storia locale, dell'arte e in generale della storia del nostro territorio. Abbiamo la fortuna di conservare in questo archivio lettere autografe, ben 12 lettere autografe di Napoleone, oltre a 5 atti autografati da Napoleone e numerosissime lettere di generali dell'epoca napoleonica che sono pervenuti alla società economica grazie a una donazione di un famoso collezionista, il Lumbroso, appassionato studioso di Napoleone, che ha voluto lasciare alla società economica questo tesoro. Nell'archivio è conservato l'archivio della famiglia Rivarola. Sono oltre 250 faldoni contenenti documenti dal 1300 fino ai giorni nostri che illustrano la storia della importante famiglia Rivarola. Famiglia importante non solo per la storia del nostro territorio, ma direi per la storia europea, se teniamo conto che Rivarola fu ambasciatore presso la corte di Caterina di Russia in rappresentanza di Genova. Quindi è un archivio che ci dà veramente uno spaccato sulla storia europea dal 1200-1300 fino ai giorni nostri. Abbiamo anche nell'archivio documenti appartenenti a scrittori contemporanei, moderni, in particolare la scrittrice chiavarese Elena Bono, di cui abbiamo tutto l'archivio contenente le sue opere manoscritte, datiloscritte, postillate, oltre alle lettere, numerosissime lettere, stiamo parlando di oltre 3.000 lettere che ha ricevuto Elena Bono da personaggi famosi, italiani e non solo, che testimoniano la sua attività letteraria, che è stata di grande importanza. L'oggetto che desta più meraviglia sono sicuramente i corali miniati, e per le dimensioni, e per la grafica, e per le bellissime illustrazioni che ci sono, e quindi la cosa che attira di più anche i giovani, i ragazzi delle scuole, quando vengono a visitare il nostro archivio, sono attratti da questi enormi volumi, pesantissimi e bellissimi. Quest'anno abbiamo iniziato la digitalizzazione dell'archivio e questo grazie all'intervento di Liguria Digitale, che ha fornito una persona specializzata. Abbiamo deciso di iniziare la digitalizzazione dai manoscritti riguardanti la storia di Chiavari e del suo immediato circondario. Lo scopo di questo lavoro è principalmente quello di rendere fruibile a più persone possibili questi documenti, e soprattutto perché sono documenti che a volte ci vengono richiesti da persone che vivono lontano. E poi se pensiamo al periodo che abbiamo attraversato con le chiusure dovute al Covid, questo strumento è stato molto utile per rendere disponibili i documenti. E poi non dobbiamo dimenticare che la digitalizzazione dei documenti significa, oltre che fruibilità, significa preservare questi documenti, che quindi meno vengono toccati direttamente e più sopravviveranno. Parlare della società economica non è facile perché è un'istituzione molto anomala, nel senso che pochissime società economiche hanno
comunque si sono mantenute nella storia. Sono nate praticamente nel periodo illuminista, però nel tempo molte si sono trasformate in camere di commercio, in altri enti che meglio anche sostenessero l'onere di un'attività di questo tipo. Il fatto che a Chiavari ci sia una delle pochissime società economiche italiane e anche a livello europeo dipende molto dalla volontà proprio dei chiavaresi, che hanno voluto privilegiare questo comprensorio mantenendo in vita, con dei lasciti cospicui, la possibilità di una società, un'associazione libera che continui a perseguire nel tempo questa promozione della società civile. La società economica già dal 1796 costituisce la prima biblioteca del comprensorio, che nel tempo si arricchisce di molti volumi, in gran parte lasciati dalle famiglie dell'epoca e da quelle via via che hanno voluto donare parte della loro biblioteca o tutta nel momento delle successioni alla società economica. Oggi la biblioteca della società economica ammonta a circa 90.000 volumi, di cui un 80% sono antichi, cioè precedenti il 1800. Fra questi ci sono cose interessantissime, a parte i funaboli, i libri miniati, documenti di altissimo valore storico e culturale, che inevitabilmente in una situazione come quella di oggi, che vanno assolutamente conservati al meglio, ma difficilmente possono essere poi resi pubblici alla pubblica visitazione. Da questo, soprattutto per questi tipi di documenti particolari, visto che la tecnologia oggi lo consente, nasce la necessità realmente di una digitalizzazione che possa permettere sia, diciamo, agli utenti, quindi ai primi sei soci, ai cittadini chiavaresi, ai cittadini d'Italia, del mondo, di potervi accedere, ma nel nostro progetto vediamo soprattutto le scuole, un'utenza come anche quella dell'università che possa anche interagire con, diciamo, i valori contenuti in questa importante biblioteca. Digitalizzare quindi significa dare la possibilità di accesso sia in presenza che da remoto, e questo arricchirebbe moltissimo non soltanto le conoscenze di chi possa accedere, ma anche la possibilità per la società economica di essere conosciuta ed apprezzata molto di più di quello che non può essere oggi, perché molta gente non sa della presenza di questo patrimonio. La presenza cospicua di volumi antichi rende necessario quello che la tecnologia oggi ci propone, e qui vorrei pendere una parola di grande speranza verso proprio Liguria Digitale, che per noi ha dato comunque prova del massimo, diciamo, aggiornamento tecnologico, perché non è facile poi digitalizzare alcuni tipi di documenti. Ecco, con questa appunto ipotesi, questa speranza, che poi è stata in pratica resa possibile attraverso una bella esperienza di una parte della nostra biblioteca, noi siamo partiti in questo progetto che speriamo di poter completare anche con i benefici del PNRR, che è vastissimo e che potrebbe veramente consentire alla società economica, oggi purtroppo sempre abbastanza chiusa rispetto alla possibilità di esporre queste cose al pubblico, alla possibilità di un'apertura, diciamo, ai cittadini, ma soprattutto a quelli che potrebbero essere anche gli utenti del domani, come gli studenti, le scuole, l'università. Ecco, e questo anche sotto profilo scientifico. Questo sarebbe effettivamente la nostra grande speranza, ma sicuramente raggiungeremo questo scopo e potremo diventare, come auspichiamo, un polo culturale della regione Liguria.